Buonasera a tutti, all'Unione Cattolica Artisti Italiani, benvenuti in questa sede. Abbiamo il piacere di avere qua fra di noi un artista di fama. Gli artisti siamo tutti di fama, diciamo la verità, poi c'è qualcuno di più, qualcuno di meno che viene messo in luce da qualsiasi altro. Comunque il pittore Di Cara è conosciuto in tutto il mondo. Diciamolo pure, no, lo diciamo senz'altro, senza pure. Qua riceviamo anche il maestro Aldo Maus, il nostro violinista, direttore della sede della parte musicale. Voi non so se sapete tutti dell'UCAI e Unione Cattolica Artisti Italiani. Abbiamo 36 sedi in tutta Italia, la centrale a Roma. È stata iniziata questa associazione dal Papa nel 1945. Era ancora Monsignor Montini. Il pittore Di Cara, che parlerà di barocco e Serpotta, e ha messo qua uno dei suoi lavori che dona a Lucai, quindi lo ringraziamo particolarmente perché questo è un grande piacere. Ringrazio tutti, a ben sentirci quello che dirà il nostro Di Cara. Io non sono né un critico d'arte e neppure uno storico, io sono un pittore, da sempre ho dipinto, ringraziando il buon Dio la mano va dove voglio io, anche se io non voglio e dovessi sbagliare la mano mi corregge e va nel punto giusto. La prima volta che conobbi questo sommo Serpotta, questo sommo artista, forse avevo 5 o 6 anni, forse 7, 39, 40, 38, 39, 40, 1938, non vi fate i conti, 85 anni in atto. Quindi inutile che vi diate da fare perché non ci riuscirete mai a raggiungermi. Allora io vidi, entrammo da quella porticina qui a Santa Cita, qui vicino, a 100 metri da qui, 200 metri. Entrammo e vidi un nugolo di statue bianchissime, illuminate anche dal sole. Io mi confusi, vide tutte queste statue bellissime, molti puttini che mi sorridevano quasi ironicamente, come se volessero giocare con me. Io mi piaceva vedere queste puttine. E rimasi sbalordito, eccezionalmente colpito dalla bellezza di questi puttini, bambini, io li chiamavo bambini. Allora chiesi a papà, che era alto 1,85 ma mi stava dietro, io dissi a papà, ma chi era l'autore di queste cose? Chi è l'autore? Allora lui mi rispose, non lo sentì perché io girandomi vide la sua testa e dietro la sua testa c'era il paramento bellissimo di Santa Cita, che ci sono almeno 40 statue, 30 statue, poi ci sono fiori, c'è bandiere, e rimasi scioccato, letteralmente scioccato nel vedere questo bellissimo paramento enorme, grande, bello. E papà mi seguiva e continuava, vedi che ce ne sono altri fatti da questo stesso artista qua vicino, San Domenico, per ora siamo qua. Lì imparai io a non vedere, perché quando vediamo spesse volte non guardiamo. Io imparai ad osservare, cioè mi fissai vedendo una statua, me la fissai, la osservai, la studiai, la analizzai e l'ho fatto mia. Questa era una cosa che io dicevo ai ragazzi quando facevo le mostre sul barocco, puoi fare partite, sul barocco siciliano, e c'erano alcune opere barocche, io dicevo, voi non guardate tutto, guardate, analizzate una parte, così quando si parlerà di quell'artista, di quella chiesa, vi verrà in mente quel dato monumento. Non c'è bisogno mica di insieme, perché l'insieme rimane poco.
Se io vado al Colosseo e vedo una sola parte e la faccio mia, quella mi rimane. L'insieme svanisce, l'insieme... siamo abituati tutti a vedere l'insieme di un monumento. Allora, ho detto, ragazzi, guardate, osservate. Un gruppo di studentesse, guardando una delle mie opere che fra poco verrà, questo è bellissimo, fra poco verrà, c'erano due puttine che si abbracciavano. Uno era col culetto nudo, bellissimo, un culetto tondeggiante, bello, da prendere a pizzicotti. E la studentessa disse alle sue amiche: che saporito, saporito, saporito significa che viene da sapore. Quindi, l'avete presente la mamma che gioca col bambino, come se fosse in una piazza d'armi, il bambino in grembo, senza recinte, ma lui si muove sicuro di non cadere, e la mamma dice: ti mangiasse, cioè ti mangerei. Per quei pochi che non sono siciliani, come mia cognata, mia moglie, ti mangerei, ti mangiassi, sta per ti mangerei. Quindi perché lo mangerebbe? Mi ricordo in Iran, scusate, uno mi fa, dice: come ti invidio, tu sei cristiano, ti mangi il tuo Dio, come ti invidio. Ecco, lui mi invidiava perché io mangiavo il mio Dio. E la mamma vorrebbe mangiare il bimbo perché lo vorrebbe non in braccio, lo vorrebbe dentro di sé. Meraviglioso, bello, mi è piaciuto questo, vedere questo bambino come tu che sei nonna, a volte gliel'avrei detto a tante volte, ti mangerei, gliel'avrei detto. Ma lui si scansa perché ha paura, se hai appetito, che tu possa veramente. Allora, torniamo a Seppotta. Nasce nel 1656, cioè 200 e più anni fa, e subito si impose, relativamente subito, all'attenzione del papà. Il papà si chiamava Gaspere. Gaspere, lui nacque alla Calza, mentre il papà nacque alla Calza, in quel quartiere che viene chiamato Calza l'Eletta. Che deletto, allora non c'aveva proprio niente. Perché? Perché le risse che c'erano vicino al porto erano all'ordine del giorno. Siccome il nostro Gaspere era uno che non si faceva passare né la mosca né sotto il naso né sopra il naso, era veloce. Poi non la strizzava perché era pulito, la sbatteva a terra e ci metteva un piedino sopra. Questo che cosa fece su Gaspere? Su Gaspere, in una lite sanguinosa, uccise uno. Allora, siccome in quei tempi c'era l'ergastolo, sapete che era l'ergastolo? Oggi si sa che cosa. Allora li mettevano dentro le galee, le galee. Quando io disse a papà: papà, ma lì c'è, che sono belli marmemischi, colore, vabbè, guarda, quella lì è la chiesa più bella, la cappella più bella che abbiamo noi a Palermo, la cappella senatoriale, chiesa di San Francesco, in fondo a destra. Perché la cappella più bella? È stata pagata dal Senato. Senato, tanto non erano soldi suoi, erano del popolo, però per la Madonna ha fatto un capolavoro di cappella. Tutte marmi, con pietre semipreziose. Poi vi faccio le domande per dirvi dove eravamo giunti, perché già io non mi ricordo più. Comunque, visto che c'è quello, mi piace parlare di quello. Cosa facevano? Vicino la cala c'erano i marmorari che facevano intarsi marmorei. Quindi l'intarsio marmoreo facevano lapislazzoli, pietre semipreziose, agate, specialmente in questa chiesa, e li combinavano in maniera tale di fare simmetria, sempre simmetria. La simmetria è una cosa bellissima. La simmetria è pura arte. L'uomo non costruisce nulla di asimmetrico. L'uomo non costruisce nulla di asimmetrico. Allora, la simmetria, perché indice di bellezza? Perché prendete la sfera, che per antonomasia è simmetrica la sfera, tutti i raggi sono uguali, dove prende.
poi o così, diagonale, verticale, è sempre, il diametro è sempre uguale. Quindi siamo giunti alla simmetria, perché è bella? Nell'80 avanti Cristo, mi parto da lontano, c'era un certo architetto che si chiamava Marco Vitruvio, che voi avete in tasca, senz'altro avete una delle sue opere, che riprese nel 1480, lo riprese Leonardo da Vinci, perché l'architetto non fece il disegno, scrisse le misure della simmetria più perfetta. Sapete qual è l'uomo? L'uomo è la simmetria più perfetta. Ma se prendiamo una farfalla, le ali sono uguali. Se prendiamo il carapace di una tartaruga, sei qua, quattro al centro, perfetto. Se voi prendete una caramellina e la buttate in un laghetto, fa cerchi concentrici, ma tutto uguale, perfetti, vedete la perfezione, la simmetria. Ecco perché Dio fece l'uomo simmetricamente perfetto. Allora, per cercare di prendere in giro il laghetto, prendete questo vassoio con tante caramelle, le buttate, un ovale ci dovrà venire, invece no, tutte tonde, tutte perfette. E allora, a questo punto, siamo giunti a Gaspare Seppo. Doveva andare in galera, sì. nelle galee. E allora lui furbescamente parte per Roma. Un grandissimo, il più quotato biografo di Serpotta dice che Serpotta non uscì mai dalla Sicilia. Non è mica vero, non può essere vero, perché non può uno fare senza averla mai vista la trasbernazione di Santa Teresa d'Avila, che è alla Madonna della Vittoria a Roma, senza vederla, fa il viso della Santa Monica, che a Sant'Agostino a Palermo, e la fa così, in estasi, precisamente così. Eppure l'altra, fatta dal Bernini, prima che lui nascesse, già Bernini l'aveva già fatta, perché Bernini morì nell'80, lui nell'80 ancora era un giovane trentenne, il nostro Serpotta. Allora scappa e va a Roma. Non sono d'accordo con il sacerdote Filippo Meli, che era il suo biografo, dicono il più accreditato, ma non è mica vero, perché appunto se non avrebbe fatto mai Serpotta le colonne torte, le avrà viste prima fatte da Bernini a Roma, e poi lui le ha scopiazzate, perché non era una sua maniera di scopiazzare, ma tutti hanno scopiazzato, tutti i più grandi artisti, persino Picasso scopiazzava l'arte preistorica. Quindi ognuno assume qualcosa degli altri e lo fa proprio, e poi lo mette in evidenza. Così il nostro Serpotta. Allora Gaspare va a Roma, pare che ci sia andato con Giuseppe soltanto, invece non ci è andato anche col piccolo, che allora ne aveva 10, 12 anni, 11 anni. Perché lui muore 3 anni dopo Gaspare. Gaspare muore 3 anni dopo nelle galee. Muore lì dentro, perché chi entrava lì a dire di mio padre non usciva più, ci lasciava le penne. Usciva quando moriva, o se no si stava così male, lo prendevano e lo buttavano in acqua, tanto era destinata, la sua pena era la morte, lo buttavano in mare. Da lì in mare. Ora c'è un blackout di memoria, ma io me... Giacomo era il figlio, prese il nome del nonno, mentre Giuseppe prese il nome del bisnonno, perché allora si faceva così il nome. Io, per sapere il mio albero genealogico, ho chiesto a un mio cugino molto più 94enne, e mi diceva: no, sai, tu devi avere il nome del nonno è più grande, poi il bisnonno, poi così si ripeteva la... Questa è una chiesa che è aperta da poco, è stata aperta forse 5-6 anni fa, 7 anni fa, al capo.
vedete la simmetria come si ripete anche sotto nella mensola, la simmetria. Vedete il cartoccio che è sopra, quello proprio è barocco. Questa è una chiesa barocca. Sì. Questa è una chiesa, questa è una, questo si chiama Beccatello. Non c'entra niente Serpotta, ma visto che c'è questo, parliamo di questo. Questa è un'opera, ce l'ha San Giomigliaccio. Sì. Vedete questi ghirigori come si ripetono a destra e a sinistra, sopra, sotto. E lì questo Beccatello, prima della base della statua, vede, rosso, bianco, verde, c'è una certa simmetria. Siamo di nuovo tornati alla bellezza dell'opera, alla simmetria. Questa è una delle opere più belle che io abbia visto in quella chiesa, se no, questa è la chiesa di San Francesco, questa è bellissima. Vedi, questa donna a sinistra è l'allegoria della fortezza, e lascia vedere sotto, e si appoggia su di un'anca, proprio come una bella donna, per far apparire meglio le sue movenze. Si appoggia su di un'anca e fa vedere una scarpa modernissima per quell'epoca. Scopre, e sotto c'è la testa di Oloferne, la spada di Oloferne. Questa sarebbe Giuditta. Giuditta significa proveniente dalla Giudea. I nomi mi piacciono, almeno ne so circa 300, quindi qualcuno, se vuole sapere il significato del suo nome. Sì. Dopo mi fermo. Giacomo aveva un solo figlio che si chiamava Procopio. Lavorarono assieme, Procopio è un bel nome, lavorarono assieme padre, figlio e Procopio, tre, perché Gaspare già... Ma tu allora sei venuto in qualche altra mia esposizione? morto lontano, in una galea, morto dentro la galea. Signore, ogni tanto mi viene un blackout, perché sono uscito un mese e mezzo fa da un ospedale e sono ancora però. Allora, il tutto come veniva realizzato, le opere del Serpotta come venivano realizzate? Lui prima faceva la statua in Creta. Anzitutto, scusate, alla vostra salute. Grazie. Venivano, prima lui faceva la statua in Creta, il modello, poi le rivestiva di gesso, poi levava, aprendo con attenzione, lavava la statua e ci colava dentro il preparato, lo stucco, che era polvere di gesso, polvere di marmo, poi latte cagliato, poi sangue di animale, sangue di Giuda, no, sangue di animale, Giuda non c'è già niente, sangue di animale, tutto detto, vai, non mi fermo. Dopodiché, quando lui apriva il modello, uscivano fuori la statua ed era bianca come il marmo e dura come il marmo. Era una meraviglia, e non solo, ci impiegava poco tempo. Per quanto riguarda poi gli effetti che qualcuno qui mi ha detto, forse la professoressa, gli effetti della lucidità, perché lui voleva rendere lo stucco, che era diventato lo stucco molto pregevole a Palermo e dintorni, perché lui lavorò a Monreale, San Castrense, ad Alcamo Santa Chiara, poi ancora a Messina, fece l'unica statua in bronzo, la fece a Messina e fece Carlo II di Spagna. Peccato, perché non esiste più, in quanto di bronzo è stata fratturata
al tempo dei morti del 1848, la rivoluzione, con tutti contro gli spagnoli, hanno distrutto quest'opera. Come sappiamo che echeggiava della forza berniniana, della monumentalità berniniana? In quanto lui ha lasciato un piccolo modello di questa statua che è a Trapani nel Museo Pepoli. C'è questa piccola statua che chiunque vede dice: questo è Bernini. Invece no, Bernini non c'entra niente. Bernini l'ha conquistato, l'ha affascinato, l'ha stordito, e lui da lì continua a fare lo stuccatore. Lo stuccatore, tutti gli stuccatori erano alla Calza, Rione, Malfamate, eccetera, eccetera, dove doveva costare la vita al padre Gaspari. Più a sinistra c'era la Cala, l'avete presente la Cala? Qua vicino, la Cala, dove c'erano quelli che facevano i lavori. Questo è il culetto che è saporito, questo è il culetto del quale la ragazza vede che è saporito, saporito da mangiare, eccetera, eccetera. Allora, più avanti c'era la Cala, dove ci lavoravano tutti gli intarsiatori, quelli che facevano marmo, facevano il beccatello di cui abbiamo visto la sopra poc'anzi, lo facevano nei loro studi e poi lo portavano, il beccatello lo portavano come base, così facevano tutti i marmi mischi, li facevano anche fuori, non soltanto nella cappella senatoriale, ma anche fuori. Gli ori invece venivano fatti, qua non ce n'è ora, con coloranti diversi. Gli ori allora erano relativamente importanti, perché l'oro doveva subito o quasi subito scolorarsi, perdere di forza, in quanto non era così, non avevamo quello che abbiamo adesso, i preparati che ci sono adesso, che ci sono metalli che sembrano oro ma non sono oro, ci sono metalli che sono il colore, che non si ossidano, sembrano oro come quelli che abbiamo adesso. Palermo, si capisce, è una città, non è che è una città grande, spostate, mettete grande, l'aggettivo mettete davanti e il sostantivo dietro, una grande città. Palermo è una grande città, non è una città grande come Chicago, come qualche altra che ho visto, anche la stessa New York, levaci i musei, storia non ne ha, storia. Invece Palermo ha tanta di quella storia. Palermo, per chi non lo sapesse, è stata la prima città a fare il primo piano regolatore. Qui, 1620, sapete dove nasce? Ai Quattro Canti. Dove morì la vecchia dell'aceto? Sì, ma questo è un altro discorso. La vecchia dell'aceto morì lì, al rogo, perché uccisa da a chi lei forniva il veleno. Quelli stessi l'hanno fatto uccidere, perché sennò poteva fare la spiona, la cascettona, ma venne dal francese cascettone, cascio, carcere. E allora dai quattro cantoni dei quattro canti, che c'entra se potte, no, ma ci facciamo entrare, tanto dai quattro angoli che sono a tre piani. Primo è dorico, composito e barocco, quello che piace a me. Il primo ci sono le quattro stagioni, il secondo ci sono quattro re, facilissimo a ricordare, ma ad una facilità. Io quando lo lessi dissi: ma chi se face? Filippo II, Filippo III, Filippo IV. E poi dice: perché non ci mette Filippo V? No, Carlo V. Carlo V. Sono lì. E poi sopra i santi, che ognuno ha la responsabilità del proprio mandamento. Non ci sono per nessuno, chissà. Allora, questo la voglio dire, anche se c'è già. Quando entra Carlo V,
dopo aver vinto la battaglia d'Africa, i barbareschi, il Senato palermitano ci fa Porta Nuova, che già non era il periodo del barocco, ma già respiravamo noi il barocco, nelle nostre vene c'era sangue barocco. Allora lo sposto lo mette al centro, perché prima era di legno, porta di legno, poi hanno fatto la Porta Nuova in pietra, bellissima, arriva fino a Porta Felice. Porta Felice, se cominciamo a parlare della storia non finiamo più, meglio che ci mettiamo un punto. Via, mamma. Come, prego? Un punto e virgola. No, ma questo la devo dire. Questo, no, questa la dico, forza maggiore la devo dire. Carlo V scende, il Senato, la giunta senatoriale del comune di Palermo si riuniva, sapete dove? Nella chiesa della Martorana c'era uno spiazzo. Si sale un piano e c'era uno spiazzo. Lì si riunivano sotto le fresche frasche. Aggiunta, perché mica c'era aria condizionata, no, si riunivano lì. E le suore che sapevano dell'arrivo di Carlo V alzarono l'ingegno, perché erano tutte ingegnose, non come l'ingegnere, erano ingegnose, lui era lavorato in ingegneria, quelle erano lavorate nel loro ingegno e fecero tanti frutti di Martorana e appese, quando venne Carlo V e vedeva frutti fuori tempo, dice, si meravigliò. Allora le suore, toma, prende, coma, mangia. Lui quando vide che era duro, poi ne addentò, ma pasta reale, la chiamarono pasta reale, grazie. Questo l'ho voluto dire, non c'entra niente con questo. Una cosa invece riguardante sempre Palermo, il più grande centro storico d'Europa l'aveva prima Lisbona, grazie ad un'illuminata giunta comunale palermitana, non voglio fare nome perché qua non si fa politica, qui politica non si, senza nominare Leopoldo Orlando, perché non si fa politica assolutamente. Ha fatto sì un sindaco, senza fare il nome, di restaurare Palermo, il centro storico di Palermo, non come hanno fatto a Lisbona, hanno annullato le catapecchie e hanno fatto palazzone. Quindi il centro storico più grande, che prima era di Lisbona, oggi è di Palermo, 250 ettari, lo puoi andare a misurare. 250 ettari, un gigante, vai a misurarlo. Io ti aspetto qua, anzi quando ritornerai non mi troverai perché abbiamo finito. A questo punto mi sa che io nelle colonne dei quattro canti hai detto che cosa c'è al primo, al secondo, ma tu devi stare attento. L'ultimo ci sono i santi, ognuno ha la responsabilità del suo mandato. Io c'avevo un carissimo amico che era un grande studioso, un uomo di eccelsa cultura, non posso dire, scusi presente, perché qua qualcuno colto c'è, e mi diceva, ma tu che gli dici a Padre Pio? Ma che gli vuoi dire a Padre Pio? Padre Pio ne ha tanti nella sua zona. Tu dilla alla tua santa, quella del tuo mandamento. Tu lo devi dire, anzi, sai che ti dico? Dilla a Santa Rosalia, che ha la responsabilità, di tutti noi. Non c'è bisogno di dare. Poi lui mi diceva, si chiamava Filippo Fuantelli. Qualcuno di voi? Non lo conosciamo. Tutti lo conoscono, qualcuno l'avete conosciuto. Questo era un uomo molto umile, ma era di una cultura, anche te compresa, enorme, veramente. Poi non si dava aria, era umile. Guarda. L'umiltà è la consapevolezza dell'essere forte nell'appartenere a Dio. L'umiltà. Io perché le do confidenza? Perché sono umile. Queste
come diceva mio padre, ce n'è un altro qua vicino che si chiama Oratorio di San Domenico, poi ti ci porto, con lui non ci sono mai mandato, poi ti ci porto, poi, sai quando si incontrano amici, ci vediamo poi, ma poi quando? Dammo l'appuntamento, ci vediamo poi. Guarda, cercano di tirare su un drappo perché loro giocano volendo dare spettacolo in maniera teatrale. I putti serpottiani sono tutti atteggiamenti teatrali. Guarda, cercano di, quella a sinistra è grafite ed è tutto. A destra invece un particolare che mi piaceva mettere in mostra, il visino di questo puttino, che è un amore, anche quello. Quindi spostano il drappo e fanno spettacolo. Cambia Gio. Tiziano come Caravaggio, erano rissosi, come Gaspare, il nonno, vedi come ci arrivo. No, Gaspare era il papà il papà, stai bene attenta perché poi ti faccio la domanda. Ah, ma questo è uno schizzo. Questo è uno schizzo, l'allegoria della carità. Ah, c'è scritto lì sopra. Io sono preso dall'immagine che arriva molto prima della lettura, in un nanosecondo arriva l'immagine e ciò che vuole dire, lì devo leggere. Questo è un particolare fatto male, nel senso non fatto male da me e neppure da Giacomino Serpotta. Io chiamo Giacomino a Serpotta così affettuosamente, ma lo chiamavano Serpuzza. Perché Serpuzza? Perché lui firmava con una piccola seppe di 23 centimetri, una piccola serpe, perciò lo chiamavano Serpuzza, ma lui non si offendeva perché tanto lui stesso si chiama, si fermava così. Bellissimo, questa è una cosa molto molto, mi sembra che sia incinta, ma non lo è, perché ho chiesto, non lo è, ho chiesto, io sono curioso. Vai avanti, vediamo. Ah, le maniche dove si ripetono i ghirigori barocchi, si ripetono in maniera proprio, e questa è l'allegoria della mansuetudine, c'è scritto, vedi? Io cercavo di ricordare, invece c'è scritto questo. Mio padre non mi ci ha portato, ci sono andato io da me stesso medesimo di persona sul posto. Ti piace, no? E rinuncia. No, parlo con Erinuccia perché Erinuccia sarebbe mia sorella, conosce il mio spirito e quindi sorride perché dice, no, tutte no, la professoressa non mi conosceva. Allora, questa è una, quella di sotto che è tutta, è una penoplia, cioè un insieme di armi. Vedete questi due puttini, a destra c'è la sconfitta musulmana, a sinistra c'è la vittoria cristiana. 1570, battaglia di Lepanto. Quando mi dissero all'aeroporto di Milano che io dovevo andare a dormire non a Lepanto, mi dissero a Legnano, c'era pure una battaglia lì a Legnano, io pensai, dico, dobbiamo andare a finire a Lepanto, ma Lepanto, io grazie alla mia enorme cultura, dico, ma non è umiltà quella sempre, cioè, ma non è in Grecia, Lepanto non è in Grecia. Ricordavo, professoressa, se sbaglio non mi corrigerete per favore, perché faccio magra figura. Mi pare che sia in Grecia Lepanto, sì, la battaglia di Lepanto, 1571. Non c'è. Ci sono, ho detto che non ci sono per nessuno. Vicino Palermo c'è un piccolo paese che si chiama Chiusa Scafani. Questa è un'opera serpottiana, però lì ci hanno lavorato due dei Serpotta, quindi questa mi pare che sia proprio Giacomino, perché la vedo anche dalle fattezze che sono piuttosto perfette, mentre Giuseppe e Procopio non erano così perfetti. E lì c'è la mano di Giuseppe, la mano di tu mi aiutare Tiziano, Procopio non mi deve aiutare perché tanto Tiziano, tu non è che sei Tiziano quello rissoso, no, tu sei buono. Come nasce lo schizzo? Prima un certo Giacomo Amato faceva sui muri
tu devi fare cose sui muri di un oratorio, perché nel 1500 gli oratori erano tutti vuoti. Io non mi vorrei dilungare, sarò breve. Faceva lo schizzo, ecco, tu devi fare così, fai tu ora la statua in Creta, fai la statua in Creta e poi la mettiamo qui, deve essere messa qui, posta qui e posta lì, no posta ufficio postale, posta in senso come luogo. Bravo, professoressa, posizionata. Insegna storia dell'arte, capisci? Io sto parlando anche con lei. Ecco perché la prendo la cosa a ridere, a scherzandoci sopra, perché così almeno. Prima che faceva? Faceva lo schizzo sul muro, poi lui faceva la statua in Creta, poi il modello. Però Giacomo Amato mi fa pensare, questo glielo voglio dire qua all'amico mio ingegnere, che fece le due chiese che sono vicino a casa tua, in via Torre Mozza. Le due chiese, una è Santa Teresa e là c'è la Pietà. Ci hanno lavorato lì i Serpotta pure lì dentro. Ma lui che cosa fece? A parte la bellezza del monumento, che sono tutte e due belle, la pietra calda mi piace, fece una cosa bellissima, mise le due chiese che guardano i tabernacoli, guardano il Levante. E che c'entra? Non c'entra. Qua c'entra anche... c'entra Dio. Il sole, la professoressa, fino a tutto. Allora... lei al Levante nasce il sole, ma allora Giacomo Serpotta fece sì che il tabernacolo guardasse il Levante, perché molti anni prima, subito dopo nato Gesù, che si dice sia nato nel 359 giorno oppure 360, entro 359 e 365 giorno, attenta che poi faccio le domande. In questo lasso di tempo, 7 giorni 7, nasce Gesù. Qualche illuminato, che stavolta non è il sindaco di Palermo, qualche illuminato che ci ride, è storia, questa è storia vera, cristiano, dice no, noi dobbiamo far nascere Gesù il 25, quando nacque il sole, non nacque, quando c'è la festa del Dio pagano sole, per i pagani c'è la festa, quindi così diamo una sferzata ai pagani e facciamo la festa nostra per il 25 dicembre Natale. Questo voi lo sapevate. Poi tutto lo sapevano. Guarda. Mi piace ricordare questo. Quindi, allora, uscendo dalla chiesa, io che sono un curioso per Antonio e per Masia, Antonio Masia, esco dalla chiesa e dico no, non è così caro Giacomo Amato, perché entrando nella chiesa della Gancia, che è gotico catalano, non è barocco, il tabernacolo dà le spalle al Levante, come la mettiamo? Vuol dire che questa cosa è nata, questa maniera di fare il tabernacolo è nata nel periodo barocco, perché se noi andiamo alla cattedrale addirittura dà le spalle pure al Levante, perché la cattedrale ha la facciata principale a mezzogiorno, quindi il Levante dà le spalle, perché il Levante è ad est, e quindi il tabernacolo della cattedrale di Palermo dà le spalle, e allora c'è qualcosa che non quadra. Architetto, tu barocco, no? invece barocco c'è questa questo rispetto. Signori, io avrei finito, ma potrei anche continuare. No, voglio esprimere la gioia che abbiamo un po' tutti nel sentire questa ricapitolazione del barocco, che per Lucai rappresenta uno dei momenti importanti dello studio degli incontri che si realizzano in questa cripta e che fanno parte del programma dell'anno della Capitale della Cultura. E l'invito al maestro Mimmo l'abbiamo fatto con un esagerato interesse, prima perché
è conosciuto in tutta la Sicilia, in tutta l'Italia, in tutta l'Europa. Poi perché porta una ricchezza. Ho dimenticato il mondo in attesa di una nuova evoluzione politica e cambiamento in Italia e in Europa che riguarda il mondo per raggiungere gli obiettivi supremi. E poi con Mimmo intanto abbiamo anche, non dico una tradizione comune di vita, io ho studiato alla Calza, proprio in mezzo alle due chiese della Pietà e della Calza. E le due chiese rappresentavano per Mimmo, per la sua famiglia. Anche Giovanni Falcone, diciamo. Rappresentavano uno dei momenti di più attenzione, perché loro erano già dirigenti dell'Azione Cattolica. Io provenivo dalla provincia, un po' arretrata, e quindi avevo conosciuto l'Azione Cattolica, ma non con l'intensità della preghiera, dell'azione, del sacrificio, della messa domenicale, di tutte assieme, che invece i di Cara sviluppavano proprio in quella area. E quindi c'è questo legame che ci porta anche ad aver conosciuto lì, nella nostra attività di Azione Cattolica, anche i giovani intraprendenti che si educavano al catechismo etico della città. E questi giovani erano proprio Falcone e Borsellino. Questi ragazzi che venivano e che volevano giocare a calcio, questo lo deve dire. Dove Mimmo e i suoi erano un po' più grandi, e quindi questi ragazzini erano bravi per i puttini, ma non tanto per giocare a calcio. E io mi preoccupavo, ma come fare? E quindi sotto la spinta loro, per dare a tutti i ragazzi della Calza e della Gancia, dove facevo da punto di riferimento, scoprimmo che c'era un cortile pieno di alberi attorno alla Gancia, via Loro. E di notte abbiamo deciso di distruggerlo e trasformarlo in un campo di pallavolo, perché con le reti basse potevamo permettere ai ragazzi di scambiarsi la palla e quindi di giocare anche loro con uno sport più recuperabile attraverso il cortile. La rabbia dei vicini fu eccezionale, non c'era ancora un'attrezzatura e un ministro come l'attuale che potesse intervenire tempestivamente appena eletto governatore o ministro dell'interno. Questo rapporto si traduceva contemporaneamente in un'immagine che vivevamo nella zona della Calza, ed era uno il palazzo del barone Fatta, che ci invitava la domenica, e qui abbiamo il maestro Malner stasera ed altri maestri di musica, ma che ci invitava la domenica pomeriggio per riunirci, per farci ascoltare le sue musiche. E andavamo noi studentelli appena appena usciti dal liceo e quindi dall'università dal barone Fatta. Ma non era tanto il problema quello di sentire la musica, quanto quello di educarci a raccogliere i soldi invece che andare al cinema per fare la San Vincenzo, per portare con i suoi collaboratori le medicine a coloro che non le avevano a casa per casa. E questa educazione che ci venne da Fatta aveva un riferimento importante proprio alla Gancia, dove nasceva la missione del Vangelo, si chiamava la Crociata del Vangelo, con padre Riville lo chiamavamo il frate Vento. Questi rapporti ci portarono quindi a vivere in un mondo carico di opere barocche, un mondo carico di sensibilità artistica, la musica, il pomeriggio. Il Lucai ora ripete questo tentativo del barone Fatta, invitando il maestro Mausner a sabati pomeriggi, nei periodi dell'anno sociale quasi tutte le settimane, per
i periodi di avvicinamento alle ferie invece solo qualche sabato, però vi arrivano gli inviti a casa a quelli che lasciano l'email o un numero cellulare. Questo interesse all'arte ha portato poi, quando sono diventato un pochettino più maturo, a trovare, incontrarmi con il mondo del Lucai, prima con il maestro Benedetto Messina. Qui c'è un suo allievo e amico e collaboratore, Emilio Matera, ma noi incontrammo già questo principale fra i fondatori dello UCAI di Palermo, assieme a Rizzo, sì, al pittore futurista. E quello però che mi interessava evidenziare è come questo rapporto culturale, sociale, sportivo di mondo cattolico con Di Cara, con Mimmo, con Giovanni, con i cugini, e mi portava a comprendere da lui che l'azione sociale doveva estendersi, cioè dovevamo uscire dalla gancia, dalla calza e un po' raggiungere tutta la diocesi e andare al di là della diocesi. E questo senso missionario dell'artista Mimmo lo porta, l'ha portato poi via crescendo nella sua opera, e questa è una delle caratteristiche straordinarie di questo maestro che stasera abbiamo la fortuna di incontrare e di dialogare, perché proprio in realtà in comuni dove tutto pensavamo che non che ci fosse il barocco, scoprimmo attraverso Di Cara che c'era il barocco. Ha citato e ha presentato alla chiesa di San Sebastiano di Chiusa, ma lui è stato intere settimane a Bisacquino, alla matrice di Bisacquino, a riprendere tutto. È stata, Giuliano ha mandato solo qualche messaggio al mio paese, che anche se c'era un castello, e quindi non, è barocco. Non è barocco, e quindi lui lo sfuggiva. Però il suo impegno culturale di maestro d'arte l'ha portato, e questo è un esempio per tutti noi e per quelli soci che vengono solo quando ci sono le mostre, l'ha portato in qualche modo a farsi maestro, a educare a essere maestro, cioè a far sì che tutte le sue mostre, quelle di Caltanissetta, di Monreale e di Palermo e via di tutte le città siciliane che lui ha vissuto, e questo ci porta, chiediamo una scusa ma un'anticipazione, a prevedere per l'anno sociale nuovo, il programma dell'anno sociale nuovo, ancora un intervento del maestro Mimmo e ancora un intervento della segretaria del Lucai, Anna Santoro, che si era preparato un bel intervento sul barocco europeo e che mi ha mandato un messaggio stamattina dicendomi: guarda, il rapporto sul barocco in Europa e a Palermo come capitale d'Italia, ma per il barocco possiamo dirla fra le capitali d'Europa, sul barocco, e questo è quanto mai importante, e non tanto lo prendiamo, siamo tutti presi per il momento dall'UNESCO che ci fa vedere le cattedrali normanne che si deve allargare anche come itinerario, ma il barocco che diventi un itinerario totalmente UNESCO per quanto riguarda Palermo e per quanto riguarda noi associazione di artisti, è importante non solo per le tecniche ma per la ricchezza di sussidi che ci ha dato Mimmo stasera anche su come affrontare l'opera d'arte, su cosa cercare quando si va a visitare un museo, e questo è importantissimo, e quindi anche stasera in qualche modo facciamo incontro, la Presidente magari mi richiama all'ordine, ma facciamo occasione per permettere ai presenti di porre altre domande al maestro. Io ho fatto più che un ricordo piacevole del suo incontro e dell'attenzione che ha portato in me, nella Presidente del Lucai,
in tutti i soci del direttivo di questo CAI, del maestro Mausner, a svolgere qualcosa che esca anche dall'area del circolo, del nostro ambiente, dell'associazione, e che si proietti verso gli altri comuni. Ed allora le mostre, forse in programma, in futuro, per seguire il maestro Di Cara e per avere poi la stima, la reputazione, la generosità di essere insegnante nell'opera, come sono stati i grandi artisti italiani, ci porta necessariamente a guardare al futuro per raggiungere, come stiamo operando e come sta operando la presidenza dell'UCAI di Palermo, per raggiungere orizzonti culturali estesi che escono un po' dall'area di Palermo e che emigrano verso l'area europea e quella mondiale, al richiamo proprio di Mimmo. Questo è il nostro messaggio e questo è il ringraziamento che facciamo al collega molto più giovane di me, Mimmo Di Cara, per questo contributo che ha dato al mio riavvicinamento nel mondo delle arti attraverso l'UCAI e a tanti che vengono di volta in volta alle numerose mostre che nell'anno sono programmate. Grazie, scusate di qualche parola in più. Dichiariamo la seduta sciolta.